Ciao a tutti, sono Demetrio Paulin e ringrazio Alberto per avermi invitato qui a parlare un po' di libri e tenervi compagnia per qualche minuto raccontandovi un testo, anche un po' per passare questi giorni di isolamento e di chiusura di tutti noi. Il libro che io ho scelto è De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro. Perché ho scelto questo libro? In particolare perché ho scelto di raccontarvi un po' gli ultimi versi, gli ultimi 200 versi del libro sesto, quelli sulla peste. Perché appunto, voi direte, perché parlano della peste, parlano della situazione attuale, certo, ma soprattutto perché sono versi molto belli. E secondo me c'è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare in questi momenti di difficoltà, in questi momenti in cui spesso e volentieri la parte anche più negativa di noi esce fuori, che dobbiamo tenere a mente la bellezza che la letteratura, l'arte ci può dare. Ora, io non sono uno di quelli che dice che la bellezza salverà il mondo, non ci credo. Non sono neanche uno di quelli che parla del potere taumaturgico della letteratura. Io non credo che la letteratura possa curare, che possa salvare vite o via dicendo. Lo vediamo bene in questo periodo, come questa cosa non è vera. Però credo che la letteratura ci insegni un'altra cosa, abbia un altro scopo, quello di provare a far volgere il nostro sguardo, che non vuol dire non guardare quello che accade, ma guardarlo in maniera diversa, a guardarlo con un'altra profondità. La cosa che mi colpisce leggendo Della Natura, il sesto libro, è proprio questa capacità che ha Lucrezio non soltanto di raccontare scientificamente le cose che accadono nel corpo colpito dalla peste e dal morbo, ma di non perdere mai di vista la pietà verso queste persone che descrive. Non è un mero scienziato che racconta il degenerare del corpo, ma è un uomo che guarda un altro uomo che muore o che soffre. In questi giorni abbiamo visto in TV, io, voi, quando siamo a tavola, a cena, guardando il telegiornale con mia moglie, con Rebecca, mia figlia, guardiamo, abbiamo visto queste lunghe file di camion con dentro corpi in bare portati a essere bruciati perché non c'era più spazio nei cimiteri. E queste sono immagini terribili. Abbiamo visto malati che muoiono da soli senza gli affetti, senza un minimo di pietà, di sepoltura. Siamo proprio in un momento in cui anche le regole basi della civiltà, il seppellire i morti, il dare loro il giusto saluto, sono messe in grande difficoltà. Ed è proprio in questi momenti che la poesia, l'arte ci ricorda ciò che siamo, ciò che dobbiamo essere. Persone che guardano l'altro non come un problema, che guardano l'altro come qualcosa che ci riguarda. Le persone che sono in ospedale, le persone che sono a casa in solitudine, noi stessi condividiamo tutti questa esperienza terrena della fragilità, della difficoltà. E quindi dobbiamo chiedere alla poesia veramente di insegnarci a guardare diversamente la nostra terra, di guardare diversamente le persone che ci stanno accanto, proprio adesso che stiamo quasi perdendo il senso del nostro corpo, non possiamo toccarci, non possiamo abbracciarci, non possiamo baciare nessuno, non possiamo vedere chi vorremmo vedere. Siamo chiusi in questa specie di bolla ed è proprio importante in questo momento attaccarsi
con tutte le nostre forze alla poesia e all'arte. Ecco, io vi leggo gli ultimi versi di questo poema, ve li leggo perché mi hanno sempre lasciato colpito, perché sono versi disperati. E proprio per questo motivo vorrei leggerli, perché suonino come un ricordo a non essere noi così, né più di quei funebri riti restava l'usanza, già cara quel popolo che sempre i suoi morti inumava. Turbata, confusa era la gente, e ciascuno, come meglio poteva, affannato, il proprio congiunto copriva di terra. Miseria, pena, urgenza improvvisa spingevano a compiere gesti nefandi. Alcuni con grande clamore ponevano sui roghi composti da altri le spoglie dei cari. Vi si appressavano le faci, spesso lottando in risse cruente in difesa del morto. Intorno ai sepolcri sorgevano aspre contese e poi, sfiniti dal pianto, venivano via e molti, oppressi d'affanno, s'abbattevano sul letto. Nessuno poteva trovarsi che non assalisse in quel tempo e morbo, e morte, e lutto. Ecco, facciamo che noi non diventiamo così. Facciamo che noi non diventiamo così. Ciao a tutti.